cara comunità di fedeli. Quante volte avete pensato che il mondo sia diventato un luogo difficile, pieno di egoismo e crudeltà? Quante volte avete sentito che le persone buone sono sottomesse dalle ingiustizie? La nostra amata Madre Maria vede tutto questo con occhi pieni di compassione e dolore. Quante notti avete passato in ansia per il futuro dei vostri figli, preoccupati per il loro benessere in un mondo che sembra aver perso la sua strada? Quante volte avete pregato, cercando un segno di speranza, un raggio di luce nelle tenebre che vi circondano? La nostra amata Madre Maria vede tutto questo. Lei osserva le vostre lotte quotidiane con occhi pieni di compassione e dolore. Maria, con il suo cuore immacolato, sente il peso delle vostre preoccupazioni, delle vostre paure e delle vostre sofferenze. Ma lei vede anche la vostra forza, la vostra capacità di amare e di compiere atti di bontà nonostante tutto. Maria ci vede come figli preziosi e amati, capaci di grandi atti di bontà. Lei ci chiama a rifugiarci nel suo cuore materno, a trovare conforto e forza nella preghiera. Non siamo soli, Maria è con noi, sempre pronta a sostenerci e a guidarci verso suo Figlio, Gesù Cristo. Se sei una persona di fede e ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale Cuore di Cristo Prayers e lascia un mi piace al video. È un piccolo gesto, ma di enorme importanza per la nostra missione di divulgazione spirituale. Ascoltiamo il messaggio della Vergine Maria, a Luz de Maria. Amati figli del mio cuore immacolato, vi amo e vi benedico. Vi affido il mio grembo materno, affinché vi rifugiate in esso, e quindi agiate ed operiate con amore, in modo particolare per il mio divin figlio, e con amore anche nei confronti dei vostri simili. In questo momento l'uomo è molto confuso, e sta seguendo strade diverse, che non portano alla vita eterna, perché l'egoismo dell'uomo ha invaso la creazione, ha invaso il pensiero dell'uomo stesso, e lo sta devastando. Devo dirvi con dolore nel mio cuore immacolato, che in questo momento sto vedendo, come i miei figli vivano nella costante crudeltà, nella costante aggressività, si sono incattiviti, perché si sono spogliati dell'amore, e facendolo, si sono disumanizzati. Figli miei, riconoscete nuovamente il mio divin figlio come vostro Signore, e vostro Dio. Perché pur trovandovi nelle prove che sta vivendo questa generazione, più avanti direte: quello che abbiamo vissuto allora, non era nulla, in confronto a quello che stiamo vivendo in questo momento, in quanto ciò che si sta avvicinando all'umanità, sia da parte delle forze della natura, che da parte dell'uomo stesso, sarà una sofferenza molto più grande. Se credi nelle parole della Vergine Maria, scrivi ora nei commenti. Amen, Maria. State vivendo l'istante che non è un istante, in quanto state vivendo il momento che precede le grandi battaglie, che tutta l'umanità dovrà subire. Figli miei, il clima è cambiato su tutta la terra. Quello che è stato seminato andrà perduto a causa del caldo soffocante, oppure le piogge saranno talmente intense da rovinare anche le coltivazioni, pertanto la grande carestia si andrà generalizzando sulla terra, ma voi non perdete la fede, perché le grandi nazioni che vivono nell'opulenza cadranno nella miseria, mentre le nazioni che vivono nella miseria, dopo la grande prova, avranno da mangiare. Figli, grandi città saranno inondate, saranno invase dall'acqua molto più di quanto lo siano state finora, e la miseria assumerà il primo posto tra l'umanità. Per questo vi avverto, figli, perché i segnali che vi vengono dati, momento dopo momento, non vengano trascurati, in quanto sono i segni dei tempi. Maria ci avverte costantemente che stiamo vivendo un tempo cruciale, un momento che precede grandi battaglie per tutta l'umanità. Ma nel suo messaggio c'è anche una chiamata alla speranza e all'azione. Figli miei, non dovete aspettare per pregare, per riparare, per pentirvi dei peccati che avete commesso in passato, e dei quali siete consapevoli e che vi mortificano. Chiedete perdono adesso, e accostatevi al sacramento della riconciliazione. So che provate dolore per l'oppressione, e per ciò che sta accadendo in questo momento, ma pensate, figli,
che se vi concederete la possibilità di accostarvi al sacramento della confessione, riceverete la grande opportunità, la grande benedizione che i vostri peccati siano perdonati, e se farete il fermo proposito di non commettere più lo stesso peccato, o di peccare di nuovo, se proverete dolore per ciò che avete confessato, figli miei, vedrete l'aiuto divino nei momenti più acuti del dolore e della sofferenza dell'umanità, perché non sarete da soli, come del resto non lo siete mai stati, figli. Il cielo guiderà il suo popolo, e fornirà il cibo necessario, che vi trasmetterà la forza spirituale per non cadere nell'orrore e nella paura. Amati figli, disponetevi ad avere un cuore sincero, umile, amorevole, caritatevole. Perché è nella profondità dell'amore di ciascuno di voi che dimora l'amore del mio divin figlio, e io accorrerò con la mia maternità per soccorrervi, e perché siate preparati, figlioli miei, di fronte a quello che vi riserverà il futuro. Siate amore, come mio figlio è amore, amatevi gli uni gli altri, e perdonatevi. Io sono qui, davanti a voi, figli miei, offrendo il mio ventre, affinché vi comportiate, ed agiate come Dio stesso desidera che vi comportiate, ed agiate. Vi benedico, figli amati del mio cuore immacolato. Rimanete nella pace divina, e tenete presente che questa madre è con voi. Non temete, figli, io sono vostra madre. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rimanete nella pace del mio divin Figlio. Mamma Maria. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Ave Maria Purissima, concepita senza peccato. Spesso ci lamentiamo, critichiamo e puntiamo il dito verso il prossimo, senza neanche farci caso. E pensiamo, se quella persona ascoltasse di più la parola del Signore, sarebbe una persona migliore. Ma poi, quante volte sappiamo nel profondo del nostro cuore di aver trascurato la preghiera, di non aver chiesto perdono, di non aver perdonato chi ci ha offeso? Quante volte abbiamo scelto l'indifferenza invece della compassione, l'egoismo invece della carità? Maria vede queste nostre debolezze con occhi pieni di compassione e ci offre la sua guida amorevole per ritrovare la strada. Mentre riflettiamo su questo messaggio, chiediamoci: sto veramente aprendo il mio cuore alla guida di Maria e di suo figlio? Sto vivendo la mia vita con amore e compassione, pronto a perdonare e a ricevere perdono? Sto facendo tutto il possibile per avvicinarmi a Dio e agli altri con sincerità e amore? Lasciate che questa domanda penetri profondamente nei vostri cuori. Pensate a quelle volte in cui avete saputo di poter fare di più, essere più gentili, più generosi, più devoti. Non è mai troppo tardi per iniziare. La nostra Madre Celeste è qui, pronta ad accoglierci, perdonarci e guidarci verso una vita piena di pace e amore divino. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.